Tra i tanti simboli che abbondano nei versi e nelle pagine di Borges, il labirinto, la spada, la sabbia, lo specchio, il sonno e il sogno, gli scacchi e le tigri, forse il più efficace a comprendere il mistero dell'uomo e artista argentino è l'immagine della biblioteca. Innanzitutto perché Borges fu anche un bibliotecario. Nel 1955 Borges viene nominato direttore della Biblioteca Nazionale, ciò che aveva sempre sognato di fare. Eppur che Jorge Luis, nato il 24 agosto 1899 a Buenos Aires, a quell'età è ormai quasi del tutto cieco. Dopo un incidente del 1938 e una grave forma di setticemia, già agli inizi degli anni 40 Borges comincia a perdere la vista. Negli anni della malattia lo scrittore argentino concepisce alcuni tra i suoi capolavori: la raccolta di racconti Finzioni, 1944, e successivamente la Lef, 1949, con cui passa al genere fantastico, che per lui è quello principale della letteratura. In particolare a segnare questo passaggio è la lettura di un romanzo di Lewis, Lontano dal pianeta silenzioso, il primo libro che Borges non legge, ma si fa leggere dalla madre. Proprio negli anni in cui la cecità diventa sempre più minacciosa, il poeta viene consacrato come grande autore di narrativa, grazie anche alla realizzazione di una vera e propria mitologia letteraria, composta da alcuni elementi simbolici già citati in apertura. Tra questi dunque la biblioteca. Ecco come Borges nel 1955 commenta la nomina a bibliotecario. È una sublime ironia divina ad avermi dotato di 800.000 libri e al tempo stesso delle tenebre. E nel 1980, nelle conversazioni americane, aggiungerà che è dal 1955 che la mia vista non mi permette più di leggere e allora non ho più letto nulla di contemporaneo. Penso di non aver mai letto un quotidiano in vita mia. Possiamo conoscere il passato, ma il presente è mistero per noi. Borges è stato un grande sacerdote del culto dei libri, spingendosi ad affermare che l'uomo è ciò che legge, non ciò che scrive. Tale affermazione rivela una vera e propria mistica della lettura che si manifesta nella credenza che fra autori e lettori si instauri un dialogo, una forma di relazione, una collaborazione e quasi una complicità, e che i buoni lettori siano cigni, anche più tenebrosi e rari, che i buoni autori. In una parola, che la lettura sia un atto creativo. Come diceva Conrad, uno dei suoi autori preferiti, il libro è un'opera solo per metà scritta dall'autore, l'altra metà la scrive il lettore. Borges, il bibliotecario, si muove in mezzo ai libri con naturalezza, instaura dialoghi con gli autori, tutti, i classici come i suoi contemporanei e anche meno noti, almeno finché la vista lo aiuta, e riesce a tirar fuori il succo di ogni libro con uno sguardo acuto, ben angolato, centrato sulla bellezza e il mistero dell'esistenza dell'uomo e del mondo. Non è solo circondato dai libri, ma anche da tanti amici, con i quali innanzitutto conversa, discute, di tutto. Nasce così una vasta e variegata produzione di volumi di conversazioni, dove forse Borges, uomo biblioteca, dà il meglio di sé. Tra le sue pagine più belle, a fianco a quelle poetiche e narrative, devono essere annoverate anche quelle che provengono dai suoi volumi di saggistica e dai suoi tanti volumi di conversazioni. Da buon argentino, Borges è stato innanzitutto un grande conversatore, forse da questo la sua simpatia per Wilde. Amava parlare di tutto. Nei tre volumi curati da Osvaldo Ferrari, ad esempio, si parla veramente di ogni aspetto dello scibile umano, dallo humor ai sogni, dalla poesia di Shakespeare alla mitologia nordica, al sapore dell'epica, dal cinema western alla memoria, dalla politica ai dialoghi, dall'amore a Socrate, dalle prefazioni a Melville, dal mare a Thoreau, fino all'amato Chesterton e infine Dante, sul quale afferma: nel suo libro non c'è una sola parola priva di giustificazione. E osserva che la vera motivazione della Divina Commedia è la sua storia d'amore per Beatrice. Io sospetto che Dante edificò il miglior libro che la letteratura abbia mai prodotto per interpolarvi alcuni incontri con l'irrecuperabile Beatrice. Da una parte quindi in Borges convivono il poeta e il narratore lucido e raffinato, dall'altra il saggista e il conversatore appassionato. Le due anime sono una e si alimentano reciprocamente come luminosamente esemplificano le sue conversazioni sulla poesia. Nel 1976, in un incontro presso l'Università dell'Indiana, Borges afferma: io non credo nel suo lipsismo, perché se ci credessi impazzirei. Ma senza dubbio la nostra esistenza è un fatto curioso.
Il fatto di stupirsi di fronte alla vita può essere l'essenza della poesia. La poesia consiste nel sentire le cose come strane. L'unica differenza è che nel caso della filosofia la risposta viene data in maniera logica, mentre per la poesia si usa la metafora. Si muove felpato Borges nei meandri della labirintica biblioteca della letteratura universale, di cui sembra possedere tutte le chiavi, in maniera dolce, che però non gli impedisce di prendere posizioni forti e chiare. Ad esempio, forse proprio per la dolcezza, egli ad Omero preferisce Virgilio, così come esprime più volte il suo amore per opere che sono a loro volta libri biblioteche, come la Bibbia e le Mille e Una Notte, e poi Cervantes, ultimo cantore dell'epica da lui amata intensamente in tutte le sue forme, in particolare la mitologia nordica e germanica. E tra queste forme c'è, sorprendentemente solo per i lettori pigri, il cinema. Geniale la sua affermazione sul fatto che, anche se per motivi commerciali, Hollywood con la creazione del genere western aveva rifatto rinascere l'epica, il più antico filone della poesia e della letteratura. E poi, nei suoi saggi e nelle sue conversazioni, sempre con precisione, libertà e candore, esprime la sua preferenza per Flaubert piuttosto che Balzac, Conrad piuttosto che James, Tolstoi più che Dostoevskij, gli inglesi piuttosto che i francesi, e poi i suoi grandi amori, Wilde, Poe, Kafka, Stevenson, Emerson e soprattutto Whitman, Chesterton e Dante. Parlando di Chesterton, afferma che era un uomo malinconico, tendente alla depressione, ma che fu salvato dalla lettura di Stevenson e Whitman. Potrebbe essere un riferimento dal sapore anche fortemente autobiografico. La biblioteca ha salvato il dolce e malinconico Jorge Luis, che era poi consapevole che tutti i libri convergono e rinascono da due grandi storie. Ci sono due storie che gli uomini non si stancheranno mai di ascoltare. Quella di un vascello sperduto che cerca nei mari mediterranei un'isola amata e quella di un dio che si fa crocefiggere sul Golgota.